Gli allarmismi sono vietati anche se il dato è oggettivamente allarmante. In provincia di Varese, in particolare nel Basso Varesotto, c'è un'alta incidenza di tumore alla mammella. Questo è il dato che deve far riflettere la popolazione, in modo particolare sottolineo i giovani o le giovani se parliamo del tumore della mammella, perché tanto quanto aumentano i casi di tumore alla mammella in età sempre più bassa, ossia donne, prima si parlava dai 40 anni, adesso anche donne sotto i 40 anni, è altrettanto evidente che la guarigione, se c'è diagnosi precoce, è in aumento proporzionatamente. Più casi, ma ci sono più guarigioni e la guarigione dopo la diagnosi precoce, che è la seconda tappa della prevenzione, porta al 95% di guarigione. Così, nell'ambito della campagna del Nastro Rosa, a ottobre la sezione provinciale di Varese della Lega Italiana per la lotta contro i tumori propone controlli gratuiti al seno su tutto il territorio. In particolare, a Busto Arsizio è nata una collaborazione con il Comune che vedrà giovedì 11 alle 21 nella sala Tramoggi dei Molini Marzoli una conferenza sulla diagnosi precoce aperta a tutta la cittadinanza. Lo stesso giorno, peraltro, in municipio ci saranno per tutti controlli oculistici gratuiti in occasione della Giornata Mondiale della Vista. E a proposito di Palazzo Gilardoni, sulla scorta di quanto già sperimentato con successo da anni ad Albizzate, l'amministrazione offrirà la visita al seno alle dipendenti tra i 30 e i 50 anni, un progetto pilota che il comune vorrebbe estendere per prevenire anche altre forme di cancro. Siamo partiti da questa iniziativa che è stata voluta fortemente dal consigliere Albani, ma chiaramente supportata subito dagli assessorati e dal sottoscritto. È una grande cosa, è un'opportunità per i nostri dipendenti di farsi controllare. Sappiamo tutti che la prevenzione è la cura migliore, soprattutto per questi mali, per cui ben venga questa iniziativa. Devo solo ringraziare chi si è adoperato per questo ed è un segno anche verso i dipendenti che teniamo a loro. Ci piacerebbe esportarla anche con altre iniziative, sicuramente che riguarda sempre la salute, perché la salute è importantissima per tutti.